Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi è consueto appuntamento con l'apertura mensile della My Beauty Box. Mentre registravo il video precedente è arrivato il corriere, quindi ne approfitto subito per andare a scoprire insieme a voi il contenuto perché non l'ho ancora aperta, è ancora fresca fresca. Questo mese in realtà non mi sarei neanche dovuta abbonare, non avevo intenzione di rinnovare l'abbonamento per luglio, ma gli ultimi giorni in cui ci si poteva abbonare è uscita una promozione che mi è sembrata molto carina, molto conveniente, quindi ne ho approfittato. Andiamo a scoprire il contenuto, non dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di venirmi a trovare anche su Instagram. Andiamo subito ad aprire, sono proprio curiosa perché normalmente do sempre un'occhiata ai prodotti prima di registrare, questa volta no, quindi è proprio una sorpresa anche per me perché sinceramente non mi ricordo neanche che cosa ci fosse dentro. Sì, forse un prodotto me lo ricordo perché ho fatto la scelta, ma per il resto proprio nulla. Al solito ci sono le varie brochure. Questo mese la box si chiama Summer Nights e qui abbiamo la descrizione dei prodotti, un po' di pubblicità. La box è decisamente molto ricca questo mese perché si aggiungono dei prodotti in più che ho ricevuto proprio grazie a questa promozione. Era un codice da inserire al momento dell'acquisto che dava diritto a un 15% di sconto sulla box. Non mi vorrei sbagliare, e ha questi tre prodotti per un valore di 17 euro che si va ad aggiungere ovviamente al valore degli altri prodotti già presenti nella box, quindi non mi è sembrato affatto male. Se anche voi siete abbonati, fatemi sapere se avete approfittato della promozione o meno, ed eventualmente se non avete approfittato della promozione, quali sono i prodotti che non avete trovato, perché non saprei esattamente quali sono. Inizio comunque con questo, che è una maschera rapida multitasking per capelli di Davines, quindi un prodotto per capelli di questo brand di cui si trovano molto spesso sorprese nelle My Beauty Box, ma ho scoperto che è un brand anche molto valido per quanto riguarda i capelli, dovrebbe essere proprio un brand utilizzato anche nei saloni professionali, quindi mi fa piacere trovare a questo punto prodotti loro. Dice che è una maschera capelli restitutiva ad azione immediata con acido ialuronico che idrata e districa i capelli rendendoli morbidi e lavorabili. Sembra perfetto come prodotto per la mia tipologia di capelli da mettere in posa per 3 minuti dopo lo shampoo. Anche argilla rossa, è una confezione da 50 ml di prodotto, quindi dovrebbe essere una full size, perché se non sbaglio avevo già trovato una maschera di Davines, ma di un altro tipo e non l'ho ancora utilizzata. Queste sono comode anche se si va via, se si viaggia, se si va in vacanza, perché sono anche sottili, occupano poco spazio e sono monouso, quindi la proverò volentieri. La linea è di Quick Fix Circle, quindi primo prodotto non mi dispiace. Passiamo al secondo e qui trovo e vedo già questo latte corpo di Acquolina. Anche di Acquolina si trovano spessissimo prodotti nella My Beauty Box. Devo dire che per quanto riguarda i prodotti di Acquolina è un pochino ripetitiva. Forse sono i prodotti che ho trovato più spesso insieme a quelli di Davines, ma anche di più nelle My Beauty Box. Questa volta ho latte corpo, un body milk e devo dire che sono felice perché le altre volte mi sembra di aver trovato dei bagni schiuma e dato che amo molto le creme corpo, proverò volentieri anche questa che ha il muschio e canna da zucchero. Questa dovrebbe essere una full size da 250 ml. È un prodotto che come tipologia sicuramente mi piace, è un po' ripetitivo il fatto che sia sempre di Acquolina, quello sì. Poi passiamo a un'altra sorpresa, diciamo così, anche perché alcune effettivamente sono sorprese perché non sappiamo tutti gli spoiler. E già che ci siamo, prendo questo prodotto di Bottega Verde, che è un bagno doccia al limone agrumi, quindi restiamo in tema con i prodotti corpo. Mi fa piacere trovare un prodotto di Bottega Verde, anche perché è la prima volta che lo trovo in una My Beauty Box, e di Bottega Verde ho provato poche cose e mi piacerebbe scoprire qualcosa in più. Tra l'altro mi sembra anche una profumazione ottima al limone agrumi con estratto di limoni di Sicilia. Questa direi che è una travel size da 50 ml, quindi anche lei comoda eventualmente da portare via, e 0% parabeni, accessori di formaldeide. Insomma, è carino, non mi dispiace per nulla neanche lui. Questo prodotto, che tra l'altro è il quarto, mi ricordo che era uno spoiler del mese che mi aveva attratta perché si tratta di una facial mist e sapete che questa tipologia di prodotti in estate mi piace particolarmente un po' tutto l'anno, ma soprattutto d'estate perché sono molto freschi, danno proprio una sensazione di freschezza e idratazione alla pelle. Questo è di Vianek, il brand non l'ho mai sentito, ed è una moisturizing facial mist.
Dovrebbe essere una full size, perché è un flacone da 150 ml. All'occhio mi è venuto l'inci e vedo che tra gli ultimi ingredienti c'è anche il profumo, quindi non so, se non amate le profumazioni nella skincare sappiate che questo è il profumo. E questo è proprio uno spray toner, infatti io questi spray li utilizzo al posto del tonico, molto spesso durante la giornata quando ne sento l'esigenza, indicato in particolare per pelli secche e sensibili. Ah, è consigliato l'uso però anche alla fine proprio della skincare routine per dare un aspetto più salutare alla pelle. Insomma, lo proverò molto molto volentieri perché mi sembrava interessante. E vi mostro subito anche l'altro spoiler del mese di cui si aveva la scelta. È un latte solare di Nivea, della mia linea Nivea Sun, ha un formato viaggio, infatti un flacone da 100 ml, quindi sicuramente anche size pensate per il periodo estivo, quindi anche per andare via. Io ho scelto la versione 50 più, quindi con la protezione 50, altrimenti c'era la protezione 30, protezione immediata, formula biodegradabile, resistente all'acqua. E dato che ho diversi solari per il viso, ma per quanto riguarda il corpo non ho preso granché quest'estate, comunque lui mi torna davvero utile. E bene, quindi direi che sicuramente è in linea con la stagione, quindi apprezzato anche questa sorpresa. Poi qui trovo un prodotto di Mercy Andy. Questa è la seconda volta che trovo qualcosa di Mercy Andy. Mi ricordo che l'altra volta erano le veline opacizzanti, che tra l'altro devo tirare fuori perché questa è la stagione perfetta per utilizzarle. E questo è un deodorante. Bene, perché di deodoranti non ne ho tanti, cioè non ne utilizzo uno che vi ho mostrato nell'haul del DM e basta. È un clean deodorant Namaste. Senza alluminio, senza parabeni, senza alcol ed è penso un deodorante in stick. Vabbè, non lo apro perché non lo utilizzo subito, però dovrebbe essere proprio un deodorante in stick e non so se è una full size o una mini size, non so se si trovi anche da Sephora perché non l'ho mai visto, però molto carino e lo proverò molto molto volentieri. Mi piace sicuramente la varietà di prodotti perché stiamo trovando davvero un po' di tutto, dai capelli al viso, al corpo, protezione solare, insomma, mi piace questa cosa. Poi c'è questa saponetta di shampoo, no plastic shampoo, solid shampoo bar di Vedo Professional. È una saponetta in full size, è una saponetta da 80 grammi. Dice che ha il 95% di ingredienti di origine naturale, 100% riciclabile, formula minimalista. Ho già altre saponette di shampoo trovate in precedenti box o calendari, non le ho ancora mai utilizzate, quindi non vi so dire come mi trovo con questa tipologia di prodotti e quindi non so se essere contenta o meno di averla trovata. Sicuramente anche la saponetta può tornare utile per quando si va via, perché sicuramente occupa meno spazio del flacone. Dermatologicamente testato, dice che dura fino a 80 lavaggi, quindi sembra interessante. Volevo capire se era indicato per una certa tipologia di capelli, ma dice che va a pulire bene i capelli, ma non molto di più. Questa è la saponetta. Comunque le dovrò provare prima o poi perché ne ho alcune. E passiamo poi a questo prodotto di Astra, che è un Glow Me All Over Face and Body illuminante in stick. Ho sperato, lo ammetto per un attimo, che fosse un blush in stick, che è la mia passione più totale, ci ho sperato per un attimo. Invece, comunque, è un prodotto carino perché ha questo illuminante per il viso e per il corpo, nella colorazione Glow 01 Sand, che speriamo non sia troppo scuro per me. Vediamo. No, dai, tutto sommato non mi sembra che poi sia scuro sulla mia pelle, magari con un filo di abbronzatura, ma in generale penso che vada bene anche se non sono abbronzata. È questo. E mi sembra abbastanza carino. Vediamo. Scoprirò anche questo prodotto di Astra perché non l'avevo mai provato e quindi sarà un prodotto in più di Astra da testare e vedere come sarà. Non mi sembra molto molto luminoso visto così, però l'effetto allo stesso tempo è anche abbastanza naturale. No, dai, dallo swatch non è malaccio, è da provare. E c'è un altro prodotto make-up, questo è di Dabby, è un altro brand low cost di cui io non ho mai assolutamente provato nulla, e questo è un eyeliner. Un prodotto che io comunque utilizzo tantissimo, quindi lo proverò molto volentieri. È il 100% Precision Waterproof Eyeliner Pen. Sembra
se magari l'avete già provato, fatemi sapere com'è, perché non lo conosco proprio, penso che sia nel colore nero, spero, perché è il colore che utilizzo di più, non c'è scritto, comunque dal pack mi sembra un eyeliner nero, non so aprirlo perché degli eyeliner ne apro uno alla volta, non ha senso aprirne 20. Infine troviamo questo prodotto di Adorn, con brand che si trova anche da Tigotav. Ho preso ultimamente due prodotti, uno che purtroppo non mi è piaciuto assolutamente, il termoprotettore, devo ancora provare l'olio per capelli, questo per fortuna è un altro prodotto ancora, cristalli liquidi lucidante capelli di luce. I pack di Adorn sono bellissimi, infatti io avevo acquistato i prodotti essenzialmente attratta dal pack. Vediamo com'è il prodotto all'interno, carino, è questo flaconcino e questo appunto dovrebbe andare a donare luminosità e splendore ai capelli. Si può applicare anche sui capelli bagnati e per un effetto protettivo e sui capelli asciutti per esaltarne la lucentezza. Quindi il risultato, capelli morbidi, luminosi e lisci come la seta, brillanti proprio come te. Insomma, lo proverò anche lui molto volentieri. Un po' di prodotti per capelli in questa beauty box. E infine c'è un campioncino sempre di Vianek, ma di un prodotto make-up, perché è una BB cream con SPF 15. Questa è stata la box. Tra l'altro, guardando adesso la brochure, vi posso dire che la box senza i prodotti in omaggio ha un valore circa di 50 euro, più i prodotti che ho preso io 17, considerando che l'ho presa anche con lo sconto, ne sono molto contenta. E appunto, vedendo quali sono i prodotti di base che si dovevano trovare della box, ho scoperto che le sorprese sono state questo lucidante per capelli di Adorn, il deodorante di Mercy Andy e le liner di Debbie, quindi mi ha fatto piacere. Invece al posto dell'illuminante di Astra si potevano trovare anche delle salviette con glitter illuminanti per viso e corpo. No dai, devo dire che tra i due ho preferito trovare l'illuminante in stick. E bene, questa è stata la box anche di questo mese, spero come sempre di avervi tenuto compagnia, io vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!